comunque una crisi che ci coinvolge profondamente e direttamente. Ecco, pensiamo ai tagli indiscriminati, alla riduzione delle risorse che dovrebbero essere destinate giustamente, diciamo, allo Stato sociale. E pensiamo alle ricadute e agli effetti negativi, devastanti, io direi, che questo stato di cose produce a livello sociale, sui servizi sociali, sulla vita delle persone e delle comunità, e anche sul piano occupazionale, che ci coinvolge anche come professione. Allora, ecco, riteniamo necessaria un'inversione di tendenza, anzi noi riteniamo necessario come sindacato che dobbiamo contribuire a questa inversione di tendenza. Come professionisti dell'aiuto, come comunità professionale, dobbiamo avere la capacità di mettere in campo iniziative, azioni in grado di contribuire a modificare la rotta, a rendere possibile il cambiamento, perché oggi c'è necessità di cambiamento. Noi in altri momenti storici siamo stati protagonisti del cambiamento. Ecco, non solo rispetto al livello quindi politico generale, ma anche nella concretezza dei nostri ambiti operativi. E non portando avanti, come spesso magari a volte ci capita di fare, istanze di tipo rivendicativo. Oggi dobbiamo avere la capacità di dimostrare una grande capacità propositiva di elaborazione, una grande maturità. Ecco, dobbiamo sempre più riuscire a fare passare nella comunità, nella opinione pubblica, nella politica, che noi siamo fortemente interessati a coniugare la questione del riconoscimento professionale con lo sviluppo di adeguate politiche sociali, con la promozione dei diritti dei cittadini. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Allora, se vogliamo tentare di raggiungere questi obiettivi, dobbiamo rafforzare il senso dell'appartenenza, innanzitutto. Dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo, credere che possiamo svolgere una funzione importante e strategica nella costruzione del nuovo welfare e nell'organizzazione dei servizi alla persona, una funzione che va oggi rafforzata con il completamento del percorso di riconoscimento giuridico normativo già avviato. E allora, ed è anche il tema di oggi, dobbiamo rafforzare gli spazi di confronto e di partecipazione per facilitare e favorire scelte condivise e azioni unitarie, perché se non c'è condivisione poi non ci può essere azione unitaria. Ecco, penso che uno dei momenti importanti sia quello del patto per la professione, e che io ci tengo, penso che molti di voi sappiano che è stato siglato qualche anno fa un patto per la professione che rappresenta un'alleanza strategica di tutte le rappresentanze professionali, una proposta che è venuta da sola e si è stata accolta. Di questo ringraziamo l'Ordine Nazionale, l'ASNAS, l'AIDOS, la SOSTOS, che è un'alleanza che intende promuovere la professione e conseguire importanti risultati, come l'approvazione, speriamo in tempi brevi, della legge di riordino sul profilo e dei requisiti di accesso alla professione, alla dirigenza sociale, la definizione di competenze specifiche. Questo deve essere un punto fondamentale proprio per evitare quei tentativi di occupazione degli spazi da parte di altri. Ma ancora, la ridefinizione di un percorso formativo accademico che sia il nostro specifico, il riconoscimento di adeguate misure riguardanti il rischio professionale e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il sostegno e lo sviluppo della libera professione, quindi con un occhio a quelle che sono le istanze delle nuove generazioni. Ecco, quel patto noi riteniamo che finora è interessato a livello nazionale e deve sempre più coinvolgere l'intera comunità professionale, le diverse espressioni, le varie realtà e agenzie che promuovono la professione di assistente sociale, soprattutto quelle che la promuovono anche attraverso la presenza e l'esperienza nel web. Ecco, questo patto deve sempre più declinarsi anche a livello territoriale. Fare rete, e mi avvio alla conclusione, puntare sugli strumenti di comunicazione innovativi è un'occasione formidabile, riteniamo, per ampliare le possibilità di comunicazione, di informazione e di partecipazione, per favorire percorsi di condivisione, come dicevo prima, e rendere più efficaci le azioni, per assicurare soprattutto un'adeguata visibilità e promozione dell'immagine della nostra professione. Ecco, il SUNAS in questo contesto si intende proporsi come laboratorio aperto, mettendo a disposizione la propria storia, i propri strumenti e le proprie risorse, che non
sono solo relative all'essere e fare sindacato, ma anche a quell'attività di carattere di promozione culturale che in tutti questi anni abbiamo portato avanti. Allora noi ci rivolgiamo soprattutto ai giovani colleghi, perché possano assumere il testimone, perché possano dare quel valore aggiunto che oggi serve. E quindi se ognuno di noi, e concludo veramente, se ognuno di noi saprà fare la propria parte, ma in una prospettiva di sistema, secondo quello che è un approccio plurale, potremo ancora continuare ad essere considerati i protagonisti del welfare, il nuovo welfare, il welfare del futuro. Grazie.